Direttore Sangue, siamo qui in Franciacorta con questa splendida macchina, la numero 318, che gareggerà alla fantastica 1000 Miglia 2022. La formazione in movimento, veramente è il caso di dirlo, Fondo Italia dimostra un dinamismo totale, incontrerete imprese, imprenditori, lavoratori, titolari di rete, per parlare della formazione e del futuro del nostro paese. Come mai questa scelta? Questa scelta è dovuta al fatto che per 2 anni siamo stati costretti ad avere rapporti intermediati tramite le piattaforme senza la possibilità di incontrare di persona le imprese, i lavoratori, le reti, gli enti attuatori, e l'occasione della 1000 Miglia, che questo veicolo rappresenterà i colori di Fondo Italia durante questo percorso, e l'occasione di un evento molto suggestivo, anche tutto italiano, per riprendere i contatti. Quindi questo giro ci consentirà di incontrare tutti gli attori della formazione continua e per comunicargli anche quelle che sono le novità che ci attendono in quest'anno e l'anno prossimo legate al PNRR, il nuovo edizione del Fondo Nuove Competenze, GOL, e quindi offrire a tutti gli attori poi un'informativa in prima persona su quelle che saranno le sfide del futuro. Tante saranno le tappe che toccherà questa 1000 Miglia, tante saranno le imprese che il Fondo Italia incontrerà appunto per sentire dalla propria viva voce quali sono le aspettative per la formazione del futuro, per poter essere ancora competitive? Esatto, cominciamo domani con la partenza da Brescia e poi man mano che ovviamente le auto procederanno lungo l'Italia, giungeremo a Roma il 16 per poi dopo la 1000 Miglia riprendere la strada di ritorno passando per il Tirreno, quindi la Toscana, quindi la Lombardia per tornare a Brescia, daremo di volta in volta l'appuntamento a tutti i soggetti che troveremo lungo il percorso. Direttore Sangue, possiamo dire che l'avventura continua con questa splendida Porsche numero 318. Porsche 318, che l'avventura continua. Grazie.